Un risultato forse un po' troppo pesante per l'Entella. Nel primo tempo sembrava l'Entella la padrona di casa e del campo. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e abbiamo giocato praticamente a una porta sola e forse dovevamo sbloccarla noi per farla andare in discesa. Poi ci hanno fatto gol a 3 minuti alla fine del primo tempo e dovevamo entrare, siamo entrati bene anche il secondo, però poi il rigore ci ha tagliato le gambe. I tifosi sia qui allo stadio, comunque sui social, sono sempre orgogliosi di voi per la prestazione che avete fatto. Tu da capitano cosa ti senti di dire ai tuoi compagni? Ma anche noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché non capita tutti i giorni di giocare in questo stadio contro una finale di Coppa Italia. Abbiamo fatto una grande partita e siamo contenti. Per la primavera ovviamente non finisce qui perché si chiude il percorso Team Cup, ma adesso c'è una Final 8 da conquistare in campionato. Sì, esatto, ora abbiamo perso questa finale ma c'è ancora il campionato, possiamo andare come l'anno scorso nelle prime 8 primavere d'Italia e ce la metteremo tutto. Tanta energia comunque lo stesso da questa partita nonostante la sconfitta. Sì, ma siamo contenti, ripeto, abbiamo giocato in un grande stadio, una grande partita, volevamo vincere, siamo delusi per questo, ma ora testa al campionato.